Adesso continuiamo con il terzo relatore di oggi, che è il professore Fabio Caporali. Prego, professore. Professore è professore ordinario di ecologia agraria all'Università di Tuscia a Viterbo, nonché anche coordinatore nazionale dell'Osservatorio Ambiente ed Ecologia del MEIC. Ok, grazie. Bene, buon pomeriggio. Il pomeriggio è sempre faticoso, si sa, perché la digestione, ci sono gli elementi di carattere fisiologico che interferiscono. Comunque, il mio intervento è collegato direttamente alla funzione che sto svolgendo per il MEIC, che è quella di responsabile del laboratorio ecologia e ambiente. Quindi il mio intervento si colloca sull'aspetto particolare della tutela dell'ambiente, una sfida per l'educazione e la formazione. Qui ci sono diverse parole chiave, molte, molte, da quale cominciare? Ma io fra quelle lì, tutela, ambiente, sfida, educazione, formazione, comincerei dalla sfida. Perché ciò che noi stiamo facendo in questo convegno è una iniziativa che ha la forma, il tipo della sfida. Ora mi spiego. Io credo che si possano distinguere due tipi di sfide, una piccola sfida, chiamiamola così, ed una grande sfida, tutte e due di competenza del MEIC, di competenza dell'osservatorio relativo all'ecologia e all'ambiente. La piccola sfida è la sfida che dobbiamo giocare fra noi. Cosa intendo dire? Intendo dire quelli presenti, che rappresentano Fuci, rappresentano il MEIC, rappresentano poi per le varie istituzioni in cui sono collocate i diversi aspetti di carattere professionale, quindi i rapporti con la società. E la sfida consiste nel fatto che è difficile interloquire, è difficile scambiare opinioni, è difficile discutere e arrivare a soluzioni, e tutte le volte che ci incontriamo sembra che sia un evento importante, però non c'è continuità. Dare continuità alle iniziative è una sfida di per sé e si costruisce attraverso un dialogo costante. Purtroppo noi andiamo a ondate. Invece bisogna riuscire ad essere propositivi nel lungo termine. Parlare del lungo termine è quasi una bestemmia, perché tutti vogliono le cose presto e subito, lungo termine. Eppure per l'ambiente in modo particolare, per avere strategie durevoli, tant'è vero si parla di sostenibilità, per essere sostenibili bisogna essere tenaci. Quindi bisogna che queste iniziative proseguano, quelle a livello locale e quelle a livello nazionale. Ecco perché è una sfida. Già far proseguire le iniziative rappresenta una sfida. E noi attraverso questi vari osservatori abbiamo diversi campi di battaglia. Abbiamo il campo teologico, l'osservatorio sulla teologia. Abbiamo scienza e fede. Abbiamo ecologia e ambiente. Abbiamo economia e lavoro. Abbiamo la cittadinanza e abbiamo l'educazione, abbiamo tutte le sfaccettature dei problemi emergenti nella società. È un grande compito, è una grande sfida questa, è la vera sfida per la tutela dell'ambiente. Cosa significa tutela? Riflettiamo sui termini. Tutela viene da tutus, tutus in latino vuol dire sicuro. Quindi la tutela dell'ambiente vuol dire dare sicurezza all'ambiente, avere un ambiente in cui possiamo tranquillamente abitare. Io voglio sottolineare il termine di abitare perché stamattina quando si parlava dell'uomo ospite, questo uomo ospite va interpretato che tipo di ospitalità ci dà la terra. Innanzitutto la terra è madre. Noi parliamo sempre di terra, la nostra cultura parla di terra madre. La
cultura latina in modo particolare, riconosce nella terra la madre. San Francesco, quando ha fatto il cantico delle creature, tutti siamo fratelli, ma la terra è madre. L'unica eccezione nel cantico delle creature è la terra, che non è sorella, ma è madre. Quindi, intanto è madre per davvero, perché le nostre madri sono madri indirette. La madre diretta di tutta la vita è il nostro pianeta. Questa è una verità difficile da capire, da concepire, ma il nostro scopo è quello di allargare il campo di indagine fino a capire la nostra realtà come realtà planetaria. Ora lo mostrerò un pochino più avanti questo discorso. Il nostro campo di indagine, il nostro campo di sensibilità, il nostro campo di comprensione si deve allargare dal locale al globale, e bisogna cominciare a intravedere, dico, perché qualcuno la vede già la Terra come effettivamente è, mi riferisco agli astronauti, e noi dobbiamo prendere la posizione dell'astronauta. Magari ci potessimo andare nello spazio e vedere la Terra da lontano e vedremo un altro panorama, e questo panorama ci aprirebbe gli occhi probabilmente, e ci farebbe capire effettivamente cos'è la Terra e cosa significa maternità e cosa significa per noi essere figli della Terra e rispettare il compito e le funzioni del figlio. Quindi questo ospite va visto un po' in questi termini, insomma, un ospite che non è tanto, ma è un vero e proprio figlio. E allora, se il figlio ha un certo comportamento, questo comportamento va precisato nei termini di comprensione e nei termini anche di gestione. Quindi la tutela dell'ambiente, e quindi presuppone, per arrivare al tema dell'educazione e la formazione, possiamo andare avanti con presuppone precisare meglio il nostro sguardo, avere occhi diversi, cercare di capire la realtà qual è. Ebbene, ci sono tante vie per arrivare a dare paesaggi culturali. Stamattina ce n'è stata offerta una, la teologia è una via. La teologia ci dà un'immagine della Terra, e stamattina ci è stata spiegata questa immagine. Si possono fare delle congetture, si potrebbero fare delle osservazioni, però parlare di teologia significa anche vedere non solo tutti i libri sacri, ma vedere le attualizzazioni che sono state fatte con le encicliche, per esempio. Le encicliche recenti parlano della Terra, e parlano della Terra come bene comune. Se prendete la Caritas in Veritate, che è una delle encicliche notevoli degli ultimi tempi, e questa Caritas in Veritate in realtà parla sostanzialmente del bene comune. Il bene comune è prendersi cura della Terra. E badate bene questa affermazione che si fa nella Caritas in Veritate: si ama tanto più efficacemente il prossimo quanto più ci si adopera per un bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni. Questo secondo comandamento viene interpretato attraverso il bene ambientale terra. Ami il prossimo se ami il contesto in cui il prossimo vive. E questo mi sembra un passo notevole, perché noi intendiamo sempre la nostra etica sul piano individuale, no? Ama il prossimo tuo come te stesso. Ma tra me e il prossimo c'è di mezzo il mezzo ambiente. E il mezzo ambiente ci sostiene tutti quanti. E questa è una posizione che bisogna approfondire anche da un punto di vista teologico. Quindi riscoprire il ruolo della terra, il valore della terra, e quindi aggiungere una teologia della creazione. Io credo che nell'osservatorio della teologia, credo che questo aspetto, la rivisitazione della teologia della creazione vada riproposto in tutti i suoi termini. Lo credo molto importante. Quindi c'è una via
della teologia che alla fine ci dice che la terra è un dono, però noi abitiamo la terra. Noi abitiamo la terra e bisogna dare un senso all'abitare. Io non posso darvi altro che dei suggerimenti per approfondire questi discorsi, perché ognuno meriterebbe effettivamente un'indagine di carattere bibliografico e uno studio accurato. Per quanto riguarda il senso dell'abitare la terra, io vi posso suggerire i saggi e i discorsi di Heidegger nelle conferenze di Darmstadt, e c'è un saggio particolare che parla di costruire, abitare e pensare. Questo è veramente un saggio che aiuta a riflettere in maniera adeguata sul senso dell'abitare, perché questa ospitalità va vista anche nel significato dell'abitare. E Heidegger, da questo punto di vista, sottolinea il ruolo che l'abitare ha come costruire. Allora, vedete, questo senso dell'ospite di stamani, con questa interpretazione di Heidegger dell'abitare, aggiunge qualche cosa, perché tu sei ospite, ma mentre sei ospite, e tu costruisci, tu fai qualcosa, tu modifichi. Quindi, infatti stamattina questa idea del modificare veniva interpretata come servizio. Servizio verso chi? Verso se stessi? O verso chi? Verso il creatore della terra? Come dobbiamo interpretare questo servizio? Come un cattolico praticante deve interpretare il servizio dell'uomo sulla terra? Heidegger dà un suggerimento da questo punto di vista, perché dice: il tratto fondamentale dell'abitare è questo, aver cura, prendersi cura. Quindi il tipo di servizio che bisogna rendere è quello di prendersi cura dell'ambiente in cui siamo. Questo non è di poco conto. Se confrontate questa dizione sempre con la Caritas in Veritate, bene fare questi approfondimenti, si giunge al concetto di bene comune, perché, come dicevo prima, il bene comune è prendersi cura. Quindi vedete, il reticolo delle opinioni poi ruota sempre intorno al concetto fondamentale del bene comune. Bene comune che la nostra arte ha sempre rappresentato. Io ho in mente, quando parlo di bene comune, ho in mente il Palazzo Ducale di Siena, dove Ambrogio Lorenzetti l'ha disegnato il bene comune. Cos'è il bene comune? E nella raffigurazione il grande imperatore che sta in mezzo alla rappresentazione parte da uno spago, un filo, una corda dalle sue mani e viene passata attraverso tutti i cittadini che nel loro insieme formano la concordia. La concordia discende dalla giustizia e la giustizia discende dalla sapienza. E questo è la nostra cultura, raffigurata nelle nostre più importanti sedi culturali. Quindi bisogna riacquisire questa capacità di mettere insieme le cose per ricostruire il quadro di significato. Noi abbiamo i mezzi culturali, ma se ci confrontiamo con altri paesi importantissimi dal punto di vista degli sviluppi, ovviamente delle acquisizioni tecnologiche, eccetera, eccetera, ma non c'è negli altri paesi questa storia, questa documentazione della cultura. Noi bisogna fare uno sforzo, sforzarsi appunto insieme, educarci e sforzarci per recuperare questi valori. Per metterli insieme, per mettere insieme la scienza, per mettere insieme la teologia, per mettere insieme l'arte, per cercare di dare un quadro coerente e spiegare le cose, farle comprendere non solamente a noi, ma anche, per esempio, ai ragazzi delle nostre scuole. Perché quanti di voi sono insegnanti? Quanti hanno insegnato? Quanti insegneranno? Quando si va a insegnare, bisogna insegnare in maniera sapienziale, non si può insegnare disciplina per disciplina. Non basta più. Non basta più avere una scuola di discipline.
Bisogna giungere a creare anche, e questo è il compito nostro, questo è il nostro compito, degli strumenti didattici che abbiano il carattere della transdisciplinarietà. Perché questo che ci richiede i nostri tempi, se vogliamo essere attenti ai tempi, perché questo ci dice, no, è la nostra pastorale. Se dobbiamo essere attenti, dobbiamo cogliere queste occasioni e vedere il globale, spiegare il globale, partire dal globale e poi arrivare ai casi locali. Cioè dobbiamo seguire, se vogliamo seguire una strategia di insegnamento, di educazione, una strategia che parte dall'alto e va verso il basso. E spiega il basso però conoscendo come è fatto il nostro ambiente globale. Il nostro ambiente globale lo possiamo interpretare come un dono, ma poi c'ha un significato dal punto di vista scientifico. E qui entra la scienza. Come spiega la scienza la nostra Terra? L'astronauta vede una cosa unica, l'avete sentite voi, sono interessantissime le suggestioni degli astronauti quando parlano della Terra vista dallo spazio. E dicono che è una perla che brilla, è una perla unica nell'universo, almeno per quanto ne sappiamo. Perché è il pianeta dotato di vita. Il fenomeno eclatante del nostro pianeta è la vita. È una comunità di vita, di cui l'uomo è l'ultimo rappresentante. Quindi la scienza ci dice che la Terra, andiamo avanti così lo vediamo meglio, che la Terra, come diceva Antonio Stoppani, voi non so se conoscete Antonio Stoppani, ma Antonio Stoppani è stato un famoso prete geologo, che nel 1870 ha scritto in tre grossi volumi, un trattato di geologia. Ed è ricordato nel mondo Antonio Stoppani, della letteratura mondiale, per questa sua intuizione. Nel primo volume parla della Terra come organismo tellurico, organismo, cioè come, sapete l'ipotesi di Gaia, quella odierna, no? Antonio Stoppani l'aveva già evidenziato il discorso dell'organismo tellurico, cioè un organismo che cresce, che si autoregola, che vive di interazioni fra le sue parti costituenti, che cooperano al raggiungimento di una stabilità funzionale. Che noi stiamo mettendo in pericolo oggi, quando parliamo di clima, parliamo della fisiologia del pianeta terrestre, quando parliamo di effetto serra, la fisiologia del pianeta terrestre che sta cambiando. E quindi questo organismo tellurico cresce, è cresciuto nel tempo. E infatti chi studia geologia individua le ere geologiche, no? Le ere geologiche non sono altro che la successione delle epoche di sviluppo della Terra. E allora questo sviluppo terrestre è stato visto e sono stati dati certi attributi: geosfera in primo luogo, per parlare della creazione senza le forme di vita, no? Che poi si è evoluta, si è formata la vita microbica, e quindi dalla vita microbica è cambiata lo stato fisiologico del pianeta, il suo metabolismo è cambiato, si è arrivata alla biosfera. Biosfera è il pianeta, tutto il pianeta, quello intero, tutto il pianeta. La biosfera, il termine biosfera, è un termine piuttosto recente perché è stato sviluppato come termine alla fine dell'Ottocento, ma poi è stato nel 1920 quando importantissimi direi, scienziati, filosofi, come voi volete, sono Edouard Leroy, che era un discepolo di Henri Bergson in Francia, alla Sorbona, e si trovavano questi signori, Teilhard de Chardin, famoso filosofo, e il russo Vladimir Vernadsky, che è un grande biogeochimico,
si sono trovati insieme a fare lezioni alla Sorbona e hanno sviluppato due concetti importanti che oggi sono attuali, che sono quello della biosfera e quello successivo della noosfera. Cosa vuol dire no? Biosfera? Biosfera vuol dire che il pianeta è cominciato ad essere una comunità vivente, fatta di microrganismi, di piante, di animali, uomo compreso. Poi, una volta nato l'uomo, si è sviluppata la coscienza, il pensiero critico, la tecnologia, eccetera, eccetera, l'idea, il mondo è diventato un'osfera, cioè un ambiente dominato dall'uomo, si è avverata la perfezione biblica, tutto, l'uomo dominerà il mondo, l'uomo sta dominando il mondo, e sapete come viene chiamato oggi questo dominio? E questa era viene chiamata antropocene. Siamo entrati in una nuova era storica, quella che viene chiamata dagli scienziati attualmente antropocene. La letteratura mondiale sta riempiendo le pagine dei giornali di carattere scientifico con questo nuovo termine, che lo stesso Antonio Stoppani aveva individuato, parlo del secondo trattato sulla geologia, come era antropozoica. Era antropozoica, lui aveva visto avanti. Oggi si parla di antropocene, ma lui aveva parlato di era antropozoica, che vuol dire la stessa cosa. L'era del dominio dell'uomo, la terra modificata, perché il discorso della noosfera significa che l'uomo è capace di creare nuovi strumenti, nuove macchine, nuovi dispositivi che cambiano totalmente la faccia della Terra. Se noi potessimo parlare di faccia della Terra, noi vedremo profili differenti, perché l'uomo stesso, e io venendo qui a Comiso me ne sono accorto ieri, perché le vostre spiagge non ci sono più, ma ci sono, non ci sono più campi coltivati, ma ci sono distese di serre. E lì l'ambiente è cambiato totalmente, come era una volta. Vegetazione costiera, dune costiere, non c'è più nulla dell'ecosistema originario, ora c'è un agroecosistema dominato dalle serre e dai tunnel. Questa è l'azione dell'uomo. L'uomo modifica, cambia gli ecosistemi e al posto di quelli originari mette i suoi. Quindi noi non siamo più in una biosfera, siamo in una noosfera, in una sfera dominata dai marchingegni, dagli artefatti umani. Questa è la nostra situazione. Quindi noi dobbiamo partire oggi, se vogliamo portare un contributo importante di promozione culturale, dobbiamo partire da questa situazione. Dobbiamo essere cittadini planetari. Nel nostro osservatorio sulla cittadinanza dobbiamo parlare di cittadinanza planetaria. Se andate su internet, voi trovate indicazioni a non finire, perché ormai ci sono istituzioni internazionali che si occupano della cittadinanza planetaria e si insegna nelle scuole. Se voi andate su internet e cercate alla voce cittadinanza planetary citizenship, voi trovate una serie di indicazioni e una serie di norme che potreste adoperare nelle vostre scuole, se qualcuno ha l'avventura di insegnare a tutti i livelli, perché ci sono guidelines per le scuole materne, per le elementari, per le medie, fino all'università. Questo significa mettersi in una situazione aggiornata per affrontare da un punto di vista serio i problemi culturali odierni. Se non si modifica la mente, fortunatamente la mente umana si può modificare, si può cambiare, ma il cambiamento deve consistere innanzitutto nel sapere apprezzare, nell'avere l'immagine aggiornata del mondo in cui viviamo. Abbiamo bisogno di una nuova Weltanschauung, come dicevano i filosofi tedeschi. E questo è uno sforzo importante, non è facile, perché per operare in maniera cosciente nell'ambiente bisogna conoscere l'ambiente, altrimenti non è possibile. Andiamo avanti. C'è un modello di tipo epistemologico,
recente, dico recente perché il termine ecosistema è un termine recente. L'ecosistema è l'oggetto di studio dell'ecologia. L'ecologia è la scienza che si occupa di spiegare l'ambiente. Non altre ambizioni. Ambiente ed ecologia sono la stessa cosa, perché l'ecologia è la disciplina che descrive l'ambiente. E l'elemento di descrizione è chiamato ecosistema. Quindi l'ecosistema che è qui rappresentato, vedete, questo è un modello che rappresenta il funzionamento della vita su questo pianeta. È una sintesi da tutte le discipline, dalla termodinamica, dalla fisica, dalla chimica, alla biologia, all'antropologia. È una sintesi di tutto. Ma è una sintesi che raffigura come funziona la vita su questa Terra. Ecco perché è importante, perché è l'unico modello che ci fa capire in che tipo di ambiente siamo e ci fa di conseguenza capire anche il nostro ruolo. Quindi non è una cosa di poco conto, questo è un salto qualitativo. Saper mettere insieme le discipline in modo che concordino fra di loro significa fare un salto qualitativo dal punto di vista della cultura. Significa crescere culturalmente. Significa mettersi in condizioni di capire, perché noi abbiamo innanzitutto questa necessità, capire l'ambiente in cui siamo. Allora, vedete, il modello in input-output e risale a questo modello risale addirittura alle quattro cause di conoscenza di Aristotele. Pensate un po'. Vi ricordate quando avete fatto filosofia nella fisica di Aristotele? Aristotele dice: per conoscere abbiamo bisogno di quattro cause della conoscenza. Le cause efficienti, bisogna capire da dove veniamo, bisogna capire dove andiamo, le cause finali, e bisogna capire le cause strutturali e formali, cioè come sono fatte le cose e come funzionano. Qui dentro c'è questa filosofia, no? È una visione di tipo sistemico, per questa è conoscenza sistemica, si chiama. Quindi abbiamo bisogno di recuperare questi valori di carattere filosofico e scientifico e metterli a disposizione in un modello attuale che ci faccia capire la realtà. Perché capiremo che, per l'appunto, il funzionamento globale dei produttori, dei consumatori, dei compositori, che sono le grandi categorie funzionali degli organismi, e l'uomo naturalmente sta lì dentro, sta come consumatore e sta come decompositore, e ora lo vedremo, e soprattutto mette in evidenza che tutto il meccanismo funziona solamente se c'è l'energia solare in entrata. Il nostro pianeta non ha senso senza il sole. Ha senso solamente se noi consideriamo il sistema solare. Quindi il pianeta Terra è un evento cosmico, fa parte dell'universo. L'universo è un tutt'uno, perché gli elementi chimici che costituiscono la materia sono di provenienza stellare, sono prodotti delle stelle. Quindi se noi dovessimo dire: ma qual è la nostra età? La nostra età è l'età dell'universo. Non è che siamo vecchi 10-20 anni, perché la materia che ci costituisce viene dalle stelle. Gli astrofisici ce l'hanno dimostrato. E allora vedete che questo universo, questa grande creazione, sta tutta insieme, non siamo disgiunti, siamo congiunti, siamo tutti dentro, non siamo fuori dalla parte sopra e sotto, siamo tutti insieme in un unico evento, che è quello della creazione. E allora questa consapevolezza apre un'altra visione, non è più la solita, non siamo più i soliti, se ragioniamo in questi termini. Questi sono termini scientifici, non sono termini fantastici, perché lo sforzo comunitario della scienza ha portato a questo. E quindi noi dobbiamo essere orgogliosi, se siamo immagini di Dio, degli sforzi della scienza.
perché la grande impresa umana è quella della conoscenza. Questa è la vera impresa di cui bisogna essere tutti degni rappresentanti. E guai se non lo fossimo, perché è l'umanità che è andata in questa direzione. Quindi con questo nuovo atteggiamento noi possiamo capire che la biodiversità e la sostenibilità, cioè la possibilità di durare, derivano da questi meccanismi. Non sono opera nostra, ritorno alle considerazioni di stamani, noi siamo dentro il meccanismo, ma non ne siamo quelli che lo hanno determinato, non ne siamo gli architetti, non siamo nemmeno i demiurghi, siamo semplici creature che partecipiamo a questo disegno, chiamiamolo divino, chiamiamolo misterioso, chiamatelo come volete, ma non è un nostro disegno. Però siamo dentro e dovremmo essere responsabili per questa appartenenza. Questa appartenenza che noi stiamo mettendo in discussione, che noi stiamo creando insicurezza dentro questo grande organismo tellurico che si è evoluto in questa maniera, noi stiamo gettando il seme dell'insicurezza e dell'instabilità. E questo è il nodo, il dramma umano oggi, che dobbiamo risolvere, è la grande sfida, la tutela dell'ambiente. Questa è la grande sfida che dobbiamo affrontare tutti insieme, tutto il popolo della Terra. Non ci sono razze qui, di fronte a questi problemi non c'è la razza, c'è il problema dell'umanità. È un problema che l'umanità deve risolvere. E sapete cosa Teilhard de Chardin diceva a questo proposito, per citare appunto uno che aveva le visioni ampie che forse si verificheranno? Lui diceva che, essendo la Terra così compromessa da questa densità demografica in aumento, perché questo problema è che l'uomo come popolazione aumenta sempre di più su un ambiente che è sempre lo solito, che succederà? Lui vedeva l'aspetto positivo. Lui diceva che l'umanità si moralizzerà, troverà la via di moralizzarsi, cioè troverà la via di mettersi d'accordo. Se siamo tutti in questo unico condominio, Kenneth Building, famoso economista, diceva nel 1966, la Terra è una navicella spaziale, l'equipaggio umano si deve mettere d'accordo su come condurla. E aveva ragione, perché questa è un'astronave naturale, ci siamo già sull'astronave, è inutile cercarne altre per andare dalle altre parti, siamo su una bellissima astronave che va nello spazio, bisogna mettersi d'accordo perché continua a funzionare bene, perché qualora non funziona più siamo persi tutti. Quindi lui diceva, vedrete che l'umanità si metterà d'accordo, perché la pressione demografica porterà a moralizzare l'umanità. Secondo me ha ragione, sarà questione di tempo, ma l'umanità diventerà più umana, si moralizzerà. Però diceva, aggiungeva, ci vuole anche uno sforzo mistico, ci vuole l'impegno, noi ce l'abbiamo, l'impegno culturale, ci vuole l'impegno, ci vuole l'entusiasmo. E questa è la sfida piccola, la sfida nostra, dell'entusiasmo. Bisogna portare avanti le cose con entusiasmo e con tenacia. Poi l'obiettivo si raggiungerà. L'uomo sta mettendo... Perché si parla di antropocene? Perché l'uomo è anche un decompositore, cioè attraverso le sue macchine, non lui, ma attraverso le sue macchine, che sono divoratori, divoratrici di energia... E consumano tutto il carbonio a disposizione, perché il nostro pianeta viaggia sul regime del carbonio attraverso la respirazione. Gli organismi tutti respirano, respirazione vuol dire bruciare gli elementi con il carbonio per produrre energia necessaria per il corpo, che sia organico o non organico, l'energia ci vuole sempre, insomma. E allora questa respirazione tecnologica fatta dai nostri schiavi, perché noi abbiamo abolito la schiavitù umana e degli animali domestici, ma abbiamo gli schiavi meccanici che ci portano a disposizione gli aerei, le automobili, le navi e così via. Tutti schiavi meccanici, abbiamo un esercito infinito di schiavi meccanici che sono sotto il nostro comando, ma però che consumano.
consumano energia, e questo effetto serra deriva dal consumo di questi schiavi meccanici, che sta alterando quella che è la nostra situazione globale del pianeta. Quindi il metabolismo biologico più il metabolismo industriale ci porta a questa bella situazione in cui siamo arrivati. Vogliamo chiamarlo progresso? Io faccio la domanda e voi rispondete, insomma, secondo quello che credete. Però queste domande bisogna farsele, perché, insomma, se progresso significa distruzione del nostro ambiente, non è un grande progresso, non mi sembra tale. L'ultimo passo, poi abbiamo finito. Ho visto nel materiale che ci avete dato un interessante opuscolo che riguarda la salvaguardia, il vostro siciliana, mettere insieme la salvaguardia del creato e il lavoro. Avete fatto un'ottima cosa, perché quello che conta qui è riqualificare il lavoro e il significato del lavoro in vista della salvaguardia del creato. Proprio questo è il nodo oggi, perché il lavoro manca. Bisogna creare i lavori per la salvaguardia del creato. Questo bisogna fare. Non mi importa la via che si seguirà, ma questo è l'obiettivo. E allora, se ci sarà un'economia di un tipo o di un altro, non me ne importa. L'importante è sapere l'obiettivo, in parte è sapere dove andare, il come andarci si vedrà in seguito. Sarà un problema specifico, saranno gli economisti a risolvere, non lo so, però all'umanità si deve dare dei fini e dei compiti di carattere culturale, e i politici e gli economisti che li aiutano li devono attuare. Questo è il punto. Prima la cultura, prima si stabilisce dove si vuole andare e poi si stabilisce come ci si va. Queste sono le sequenze logiche. E non ci sono sequenze alternative a questo, eh? Prima il fine, poi le vie per arrivarci. Non le vie e poi il fine, non si può scambiare il mezzo con il fine. No, no. Il denaro, nella laborem exercens, c'è un passaggio che lega fine e il mezzo. Non si possono scambiare. Bisogna inquadrarli bene e andare in direzione coerente. Quindi avete fatto bene a affrontare e mettere insieme questo. Per dare un contributo da questo punto di vista, io suggerisco il lavoro di Dominique Chenu, La teologia del lavoro. Questo non lo so quanti di voi lo conoscono, ma è un trattato che apre gli occhi sulle possibilità del significato del lavoro oggi. No? Il più grande conoscitore italiano di Padre Chenu è Donnino Franco, che fino all'altro ieri è stato assistente del gruppo Fugiti di Acireale. Bellissimo. Quindi poi giochiamo in casa. Oh, mi fa piacere. Quindi vuol dire che le cose concordano da questo punto di vista, perché questa posizione di Chenu è stata ripresa poi nell'enciclica Laborem Exercens ed è attualmente attualissima, perché lui definisce il lavoro come la sintesi fra uomo e natura, cioè il ponte che unisce l'uomo con la natura è la sua attività. Io qui vi ho fatto una raffigurazione di come si possa interpretare. Quando si è a posto di azione, il lavoro è un'azione. Quindi, se al posto di azione mettete come output il lavoro, voi vedete tutto il processo, per quello che si chiama processo decisionale umano, perché noi continuamente facciamo, tutti i giorni facciamo questa operazione processuale di elaborazione delle idee che ci vengono come input dal contesto, le elaboriamo internamente attraverso processi epistemologici e ontologici dominati dalle conoscenze scientifiche, filosofiche e metteteci pure teologiche che noi abbiamo, in modo tale che poi otteniamo una interpretazione dell'ambiente, quindi la conoscenza, comprendiamo da
Partiamo da questa comprensione per poi agire attraverso la volontà e la responsabilità che noi ci assumiamo per le nostre azioni. Quindi facciamo un processo decisionale che è ricorsivo tutti i giorni, è un meccanismo cibernetico che noi seguiamo costantemente, non ce ne accorgiamo, ma la realtà funziona in questa maniera qua, è complessa, però ci porta alla fine a intervenire nell'ambiente. Noi dobbiamo pensare all'intervento dell'umanità, non solamente dell'individuo. Il nostro fuoco di attenzione si deve spostare dall'individuo all'uomo intero, cioè all'umanità. Ormai bisogna parlare e pensare in termini di ricaduta umanitaria, non individuale. Anche la religione credo che si debba spostare non più dalla salvezza della persona, ma bisogna parlare in termini di salvezza dell'umanità. Io questa cosa la sento come mia impressione e ve la dico, ma non lo so se è tanto giusto. Se uno non vede in una prospettiva umanitaria, ma si può salvare? Dico, vogliamo vedere la salvezza come un fatto egoistico? Ma riflettiamoci su questa cosa. È un fatto egoistico la salvezza? Ma è questo che vuole Dio da noi? Non lo so, finisco con questo grosso interrogativo, più grosso di tutti gli altri. Grazie al professor Caporali, soprattutto per averci, diciamo, consegnato queste tre parole, quella del tutus, quindi quella del dare una sicurezza, una tutela, quella della sfida che è quanto più mai attuale, perché ogni giorno comunque siamo posti di fronte a tante sfide, anche oggi, e non per ultimo quello del bene comune, che poi è appunto collegabile col discorso del servizio, del costruire. Adesso abbiamo 10 minuti di pausa. Sì, sì, certo. Che mi sono dimenticato nella foga, perché parlavo di strumenti didattici. Ne abbiamo costruito uno che è anche qui, alcune copie sono qua presenti. Si chiama Paesaggio della creazione e creazione del paesaggio. L'abbiamo presentato nella settimana teologica del MEC. Mi è stato concesso di portarne qualche copia, se qualcuno volesse usufruirne, perché è importante anche impegnarsi nel costruire strumenti didattici che si possono applicare nelle scuole, insomma, volendo. Quindi, se qualcuno è interessato, troverà le copie fuori. Grazie.